Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno, diritto amministrativo, appalti pubblici, contenzioso. Subito leggiamo la motivazione insieme. Per fornire una efficiente assistenza stragiudiziale e giudiziale negli appalti pubblici e nel contenzioso, elaborando modelli contrattuali con un approccio multiprospettico e interdisciplinare e una complessa e variegata gamma di expertise maturata negli anni, capace di affrontare i casi su ogni fronte. Questo premio va a Studio Battaglia e Arcieri. Naturalmente complimenti per questo riconoscimento, collegati con me ci sono proprio loro, l'avvocato Antonio Battaglia e l'avvocato Francesco Arcieri, soci fondatori. Benvenuti a entrambi. Grazie. Grazie, buongiorno. Bentrovati, naturalmente ancora complimenti, quindi prima vi chiedo come sempre un commento a caldo, magari partiamo dall'avvocato Arcieri, poi sento anche l'avvocato Battaglia. Beh, allora mi sembra giusto e lascio la parola al Sociano per ultimo. Intanto è una grande soddisfazione questo riconoscimento, perché per noi è un monito per continuare. Sicuramente è appunto, non è un punto di arrivo, ma è un incoraggiamento a perseguire la strada che abbiamo iniziato ormai da qualche anno. Un ringraziamento in particolare vorrei farlo pure ai collaboratori che hanno consentito di trasformare quello che era un progetto, un'idea, in una realtà che oggi può esprimere anche la sua nei vari TAR e nei vari tribunali d'Italia. Un ringraziamento ancora più grande va a voi, perché avete mostrato interesse per uno studio giovane non solo come costituzione, perché è di recente costituzione, ma anche come età media. Infatti tutti i professionisti, diciamo, hanno un'età media intorno ai 30 anni. Quindi siamo molto contenti e siamo onorati di questo riconoscimento. È un piacere nostro, ovviamente, avvocato. Insomma, avvocato Battaglia, do la parola a lei, naturalmente per un commento anche da parte sua, ma poi soprattutto per raccontarci un po' come vedete in questo momento particolare il futuro, no? Con le basi che sicuramente avete posto già nel periodo precedente, visto anche il riconoscimento, insomma. Innanzitutto grazie anche da parte mia per il riconoscimento. Lo studio, come accennato dal collega Arcieri, è di recente costituzione. Nasce dalla nostra voglia di creare qualcosa di nuovo e soprattutto una sfida per creare uno studio giovane che potesse però portare al suo interno caratteristiche diverse e un network multidisciplinare, non solo dal punto di vista legale, ma anche da tutti quelli che sono gli aspetti relativi al, in questo caso specifico, all'amministrativo, agli appalti pubblici, che vanno a interessare una molteplicità di aziende in diversi settori. Il nostro approccio è mutato nel tempo, soprattutto poi nel 2018 con la nuova forma giuridica dello studio come società tra avvocati, grazie alla quale ci ha permesso di portare all'interno del network diverse competenze e rendere questo stesso network molto più dinamico, in modo tale da poter seguire le diverse esigenze di quelle che sono i nostri clienti e le aziende che seguiamo direttamente. Questo ci ha permesso, in particolare per gli appalti pubblici, di fornire un servizio completo. Il contenzioso in questo caso è, possiamo definire, la punta dell'iceberg, quello che più si vede, anche grazie ad alcune pronunce, ma in realtà il lavoro dello studio è, come si vuol dire, dietro le quinte, perché riusciamo a garantire nelle aziende che chiedono il nostro sostegno, sia che siano strutturate, sia che lo siano meno, la possibilità di implementare o creare da zero un ufficio a gare che possa orientarsi alla procedura, alla partecipazione, già con un punto di vista legale, se vogliamo, sia economico, e garantire così, anche dovesse sfociare poi un contenzioso, la possibilità di ottimi risultati. Infatti abbiamo letto nella motivazione, un po' ad avvalorare anche quello che entrambi comunque state dicendo, di questo approccio multiprospettico, ancor più, giusto un flash magari anche a entrambi, ripartendo dall'avvocato Arcieri, ancor più importante in questo momento storico, appunto, no? Avere più fronti su cui operare e a cui rivolgersi.
Sì, certo, diciamo che infatti uno dei nostri punti di forza rispetto magari anche agli studi più strutturati e più grandi di noi sono che abbiamo cercato di reinventare un lavoro, quindi di fornire un'assistenza che parte appunto da molto prima rispetto al ricorso al TAR o comunque all'aggiudicazione, proprio un'assistenza che mira ad aiutare anche le piccole e medie imprese a partecipare agli appalti, perché non tutte hanno il know-how, la possibilità di avere un ufficio gare, quindi magari esternalizzandolo, questo realisticamente gli consente di partecipare agli appalti. Certo, Avvocato Battaglia, anche a lei prima di salutarvi. Sì, indubbiamente è così, la nostra capacità è quella quindi di riuscire a compensare l'aspetto legale insieme a ciò che è necessario anche dal punto di vista economico e della partecipazione, della stesura dello studio e della stesura appunto dei documenti per la partecipazione stessa alla gara, insieme a quelle che possono essere le analisi preventive o le contestazioni anche in corso di gara, fino poi all'aggiudicazione o al contenzioso. Ovviamente il network che abbiamo creato grazie proprio alla forma di società tra avvocati ci consente, insieme ai nostri collaboratori che oggi si contano tra interni ed esterni in circa 12 colleghi, ma che prevediamo di incrementare, la possibilità di gestire tutto quello che è relativo poi al contratto stesso, quindi tutta l'analisi contrattuale e tutte le eventuali vertenze che ne possano derivare anche per materie differenti da quella diretta dell'appalto pubblico. Ottimo, insomma abbiamo detto tante cose, era importante per andare a raccontare un po' la vostra realtà, quindi ancora complimenti a voi e naturalmente grazie a tutto lo studio. Grazie allo studio Battaglia Arcieri, all'avvocato Antonio Battaglia e all'avvocato Francesco Arcieri. E al prossimo premio. Grazie a voi. Speriamo. Grazie, grazie.